Allora, questa è la domanda che voglio fare a Sergio. È possibile in questo momento, partendo anche da un'esperienza altra, che è quella di un sindacato di base, che però da anni sta sperimentando un terreno di lotta sociale che si intreccia anche con la questione, le questioni delle lotte politiche, è possibile parlare adesso di pratiche di coalizione, pratiche di coalizione, partendo soprattutto dall'idea di come confederiamo processi di lotta e lotte diverse. Sì, beh, grazie. Adesso intervenire per ultimo, diciamo, dopo tutta la carne che è stata messa al fuoco, certamente cercherò di non ripetermi, però vorrei dire che a mio avviso le cose che sono state dette fino adesso comunque pongono dei temi che io penso per tutti sono cruciali. E la prima cosa che dico è che appunto non è una discussione scontata, non è una discussione di cui sappiamo l'esito, non solo per quello che succederà, come si ricordava prima, in Grecia, che avrà un valore simbolico, concreto, importante, e che quindi, voglio dire, anche tante volte, no, si usa questa cosa del rimettersi in discussione, però poi dirlo è facile, farlo davvero è veramente difficile, a volte anche molto doloroso, perché chiaramente significa prendere atto di una sconfitta storica di un sistema di valori, quello a cui si riferiva Maurizio Landini, e che è stato sconfitto non tanto dagli ignavia o dalle colpe di qualcuno, ma dal fatto che poi un intero modello sociale è cambiato. Io credo che quello che ci troviamo di fronte è una situazione in cui appunto questo modello del capitalismo finanziario, del neoliberismo, è sotto gli occhi di tutti che non è stato in grado di mantenere le promesse, no? Le promesse di benessere, di sviluppo all'infinito, no? Dei figli che stanno meglio dei padri e via dicendo, no? Eppure vediamo che comunque la sua rimessa in discussione non solo è molto difficile, ma anzi sembra che stia creando molte più difficoltà nel campo di chi vuole cambiare le cose. Allora, prendere atto del mondo, di questo cambiamento, io credo che sia il primo punto fondamentale. E credo che sia fondamentale prendere atto che appunto in realtà per questo sistema la crisi, soprattutto in Europa, è stata una grandissima occasione proprio precisamente per smantellare tutto quel patto sociale, insomma, appunto, no, nato dal dopoguerra, per smantellare, voglio dire, un sistema basato su forme di contrattazione sociale e forme di welfare. Chiaro che un sistema, come è stato ricordato, che non è nato perché erano buoni, è nato da lotte, dalla resistenza, dalle lotte e via dicendo, come è stato ricordato, lo Statuto dei lavoratori. E diciamo, negli anni in realtà abbiamo visto, insomma, no, è stato creato un mercato parallelo del lavoro, ci raccontavano la favoletta che la precarietà era una cosa che sarebbe durata un periodo, poi tutti sarebbero stati assunti, abbiamo visto che questa cosa non è vera. E ovviamente questa cosa però sta producendo dentro un impoverimento e quindi comunque anche l'accettazione dell'idea della crisi come scarsità, come mancanza e quindi l'alimentazione delle paure, voglio dire l'insicurezza sociale, no? E soprattutto in Europa dico perché leggo l'altro giorno che Hillary Clinton inizia la campagna elettorale dicendo che bisogna aumentare i salari per tutti, insomma, no? Che non è certo una rivoluzionaria, sicuramente negli Stati Uniti la situazione è completamente diversa. In Europa invece ci troviamo ancora a questo tipo di situazione e quindi con la crisi hanno approfittato per cambiare questo sistema e io credo che appunto all'interno di questo sistema di valori c'è stato un arruolamento, no? Il famoso sistema Marchionne, no? Per cui tutti si devono arruolare con la volontà aziendale, voglio dire, per competere sui mercati globali. E questa cosa, dico così, un tema che secondo me forse magari stasera non è stato toccato, che è quello della corruzione, che non attiene solamente a una questione delle mazzette, insomma, delle porcherie che vediamo qua in Italia, ma attiene, secondo me, proprio a un meccanismo di perdita, voglio dire, del mandato per cui appunto, no,
poi alla fine vale un unico volere, quello aziendale, per cui si firmano gli accordi a po' come sta succedendo qua nel nord-est per trasformare coi cambi di appalto i contratti di 6 mesi, così dopo possono riassumerli col Jobs Act, perché comunque appunto si accetta che di fronte alle minacce appunto della crisi, della delocalizzazione, no, a questi continui ricatti c'è sempre invece un'accettazione della compatibilità. Questa è anche corruzione, e questo, voglio dire, credo che sia quello che in qualche modo ha anche screditato tutto un ceto politico e devo dire anche sindacale, che appunto, ripeto, so benissimo, non è facile dire no, non è facile dire a quelli che sono sotto ricatto dovete perdere il posto di lavoro, sicuramente non è facile, però sicuramente bisogna avere la sincerità di porre le questioni per quello che sono, invece che poi alla fine piegarsi sempre alle compatibilità. Io credo che questo sia un dato di corruzione, che se vogliamo costruire qualcosa di nuovo lo dobbiamo tenere sempre a mente, altrimenti possiamo dirci e raccontarci un sacco di cose molto belle, però poi nella pratica non riusciremo mai a cambiare. E credo che, insomma, quello che è successo in Grecia anche ce lo insegna, nel senso che poi, giustamente, come anche in Spagna, ma come anche in Turchia, in Kurdistan, insomma, certo, c'è questo dato molto significativo anche di forme di rappresentanza, Siriza, Podemos, eccetera, ma non dimentichiamoci di Piazza Sintagma, della Puerta del Sol, come è stato detto, insomma, no, della battaglia che stanno facendo in Kurdistan, perché appunto non si possono rovesciare i termini della questione. Allora, giustamente, questa è una discussione, io credo che appunto la discussione con la coalizione sociale può essere molto interessante. E su questi terreni noi ci dobbiamo e ci vogliamo tutti quanti misurare. Allora, come diceva Antonio, io così vorrei citare un esempio, non per dire, perché tutti abbiamo la percezione dei nostri limiti e quindi dobbiamo saperlo bene e non dimenticarci anche le difficoltà. Però io credo che appunto il ribaltamento di questa situazione può avvenire solamente ripartendo dai territori nel senso delle lotte concrete, nel senso di immergerci in questa realtà sociale profondamente cambiata, perché io mi chiedo e spero anche che il contratto a tutele crescenti probabilmente produrranno forme nuove di conflitto di tutte queste figure che vengono messe al lavoro attraverso questo sistema assolutamente privo di tutele. Per cui, più che pensare che possiamo semplicemente ricalcare le orme di quelli che hanno lottato prima di noi, dobbiamo porci il problema di cercare quello che loro hanno cercato, come diceva prima. Non è che negli anni 60 era facile, o 50 e via dicendo, o anche negli anni 70, 80, no, i diritti e via dicendo. Dobbiamo cercare quello che tutti quelli che hanno lottato per la giustizia, per l'uguaglianza sociale, per la solidarietà, queste cose dobbiamo cercarle, cercandole in questo modo che è quello dove viviamo. Allora, io così dico che questo esempio, noi abbiamo vissuto questa esperienza, secondo me davvero interessante e entusiasmante, che è stata quella delle lotte all'interno della logistica, in una composizione sociale al 90% migrante, assolutamente non sindacalizzata, con situazioni tra l'altro gestite dalle cooperative, che anche queste erano un sistema, diciamo, facevano parte della simbologia della sinistra una volta, mentre adesso ormai purtroppo per tutti i lavoratori lavorare in cooperativa vuol dire andare all'inferno, dove c'erano livelli, e ci sono ancora livelli di sfruttamento pesantissimi, dove non veniva riconosciuta la dignità. Qui a Padova mi raccontavano, c'erano magazzini dove addirittura i migranti li chiamavano, gli mettevano il numero, ma non 100 anni fa, pochissimi anni fa. E chiaramente è successo che dopo il primo sciopero, chiaramente l'azienda, guarda caso, ha imparato in un giorno i nomi e i cognomi di tutti i lavoratori, perché di questo si parla prima che di altre cose, appunto, della dignità.
E dentro questa composizione sociale che abbiamo attraversato nelle lotte per i permessi di soggiorno degli anni 90, dei migranti, nelle lotte per l'occupazione delle case, voglio dire, queste figure messe al lavoro poi le abbiamo ritrovate all'interno di questi magazzini. E attraverso appunto la confederazione di situazioni di lotta, voglio dire, senza creare altre strutture, siamo riusciti a mettere in discussione un sistema che purtroppo era quello sancito anche dal contratto nazionale, in cui comunque non si prevedeva l'infortunio, la malattia, la garanzia dell'assunzione in caso di cambio di appalto, non si garantiva livelli retributivi veramente infimi. E su questo invece abbiamo visto che siamo riusciti a produrre un eccezionale movimento di lotta, che credo che abbia dato dei grandi risultati, perché poi, voglio dire, ovviamente la logistica si basa sul fatto che le merci devono essere distribuite qui, quindi magari hanno delle difficoltà a delocalizzare. Però questo è diventato anche contagioso, per cui c'è un tam-tam, e la presenza nei territori e non solo nei posti di lavoro fa sì che poi diventa possibile anche intercettare nuove figure che chiaramente hanno preso questo esempio, per cui lottando si può vincere e non solamente perdere, come ci hanno raccontato da troppo tempo, per cui bisognava delegare qualcuno, andare a fare le trattative. Grazie. A delegare qualcuno che ci rappresentava e andava a trattare e poi basta. Ovviamente questa è una lotta che è basata sulla partecipazione, e quindi io voglio citare questo non tanto per orgoglio di sigla o cose di questo genere, però per dire che ritengo che sia possibile immergersi dentro questa nuova composizione tecnica, questa nuova composizione sociale, provare innanzitutto ad ascoltare quello che, le indicazioni che ci vengono da lì, e di farlo in modo appunto senza sottovalutare nessun segnale, perché giustamente si citava prima, no, la questione ad esempio di Grillo, però diciamo la verità, neanche a me piace il gioco che fa. Però diciamo la verità, i 50.000 per il reddito di cittadinanza, l'unica manifestazione l'ha organizzata Grillo, perché gli altri sono ancora là che discutono se si può, se non si può fare, se è giusto o non è giusto. Allora, o questa parola d'ordine ha diritto di cittadinanza, diventa un obiettivo, un tema centrale, riunificante per tutti, anche per avere il tempo, come già sta succedendo molto qui nel Nord-Est, di sviluppare anche forme di economia diverse, di sviluppare forme di mutualismo, e questo vediamo succede dappertutto, di cooperazione vera, non quella delle cooperative che fanno lo sfruttamento, ma di nuovo welfare, di produzione diversa, e quindi liberarsi dal continuo ricatto è fondamentale. E lo strumento del reddito di cittadinanza, secondo me, deve avere innanzitutto questo tipo di valenza, altrimenti, voglio dire, rischiamo di ancora di avere quei continui tentennamenti che poi alla fine non ci portano da nessuna parte. Per questo appunto io credo che la questione del territorio, certo, non è contrapposta al globale, e sicuramente credo che con quanto diceva adesso Maurizio Landini, abbiamo tutti bisogno di misurarci dove siamo, perché insomma, fin da subito, per quanto riguarda la questione della Grecia, che come è stato detto non è certo una questione locale, ma anche per, diciamo, dall'autunno in poi abbiamo bisogno di costruire, di ricostruire delle mobilitazioni che ovviamente partono da dove siamo, e poi di avere la capacità di metterle insieme, di metterle insieme con altri, e su queste di discutere e di capire insieme come si fa. Le domande sono tante e nessuno ha la ricetta, però ci dobbiamo provare. Per provarci bisogna crederci, bisogna avere entusiasmo, e credo che la famosa Carta dei diritti, il famoso statuto, abbia bisogno di essere riscritto tenendo fermi i principi fondamentali, ma chiaramente, voglio dire, a partire dalla situazione di adesso, e quindi liberandosi da quest'idea della crisi, della scarsità, ponendo la questione della redistribuzione, della disuguaglianza incredibile, liberandosi appunto, come dicevo prima, dalla corruzione che ci fa sempre accettare le compatibilità del sistema, perché come ci diceva lunedì scorso Martin, no?
non c'è alternativa, non è possibile. Questa è una cosa che dobbiamo conquistare innanzitutto nella nostra testa. E quindi, a partire da parole d'ordine semplici come quella della democrazia, perché si ricordava adesso che dopo anni e anni, no, di battaglie eccetera, no, è stato definitivamente smantellato l'articolo 18. Io credo che l'articolo 18 vada preso non tanto come feticcio, ma per quello che voleva dire, e perché appunto è una questione di democrazia, perché nei posti di lavoro non c'è la democrazia e la cancellazione consegna il potere assoluto alle aziende rispetto alla sorte dei lavoratori. E quindi io credo che dobbiamo imparare anche dalle lotte che in Italia sembra secoli fa, ma voglio dire referendum sull'acqua, tutto il dibattito, le lotte sui beni comuni è veramente dell'altro ieri. Dobbiamo imparare da quelle lotte, perché ci hanno insegnato che i beni comuni non esistono di per sé, esistono solamente in quanto diventano oggetto di lotta, di mobilitazione, di partecipazione. E quindi è da lì che dobbiamo ripartire, perché dobbiamo costruirli e riappropriarci di questo tipo di nostra appartenenza. Ed è un terreno, ripeto, inesplorato e difficile. Vorrei chiudere per fare una piccola proposta, che è questa. Lunedì mattina qui a Padova ci sarà un processo, perché una quarantina di compagni e compagni di ADL, dei centri sociali, sono sotto processo perché in un'azienda qua di questa zona, sempre qua una cooperativa dove avevano fatto uno sciopero, sono venuti fuori appunto alcuni di questa cooperativa con metodi mafiosi e hanno aggredito i lavoratori. E quando c'è stata poi una settimana dopo una manifestazione di risposta e questi hanno continuato a provocare, e appunto c'è stata questa manifestazione, adesso sul banco degli imputati non ci sono questi mafiosi all'interno che gestiscono dei comparti, dei posti di lavoro, dei magazzini, ma ci sono i compagni. Allora lunedì mattina a Padova ci sarà questa mobilitazione e credo che potrebbe essere un momento per incontrarsi tutti là davanti. Grazie.